Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo lo zaino della Pentagon. Let's go! Molto spesso ci dimentichiamo che le modalità di trasporto degli oggetti che ci servono in combattimento o anche nella vita normale sono importanti, quindi avere qualcosa che sia effettivamente resistente e pratico è una cosa estremamente importante. Per questo trovo che molte volte attrezzature previste per il soft air e poi riadattate anche all'uso civile siano incredibili e di ottima qualità. Molto spesso infatti l'utilizzo di questi prodotti è pensato sia per un uso urbano, ma piuttosto e più che altro per un utilizzo in campo. Questo porta a dover creare un prodotto che sia estremamente resistente, funzionale ovviamente e pratico. Finito il pippone sul perché questo genere di attrezzatura per me è estremamente valido, passiamo ai prodotti in singolo. Questo davanti a voi è uno zaino della Pentagon. È estremamente ben fatto, soprattutto perché ha la possibilità di essere attaccato con il solito attacco molle a un tattico da soft air, quindi potete attaccarlo direttamente al vostro tattico se volete, rimuovendo queste che sono estremamente tra l'altro facili da rimuovere, e allo stesso tempo potete anche attaccare degli add-on, quindi tasche o quello che volete, anche sul davanti. Questo modello è ovviamente espandibile, senza l'espansione è così, è una sottiletta. Espanso vi farò vedere quanto cacchio riesce a diventare grosso. C'è la possibilità tra l'altro di mettere qui dentro una sacca da cammello, come le chiamo io, ovvero quelle che col tubicino vi fanno pippare l'acqua. È ovviamente 100% nylon con cordura 500D. Una delle cose più fighe per me, oltre alle 250 tasche diverse ben separate le une dalle altre, è il velcro posto qui, che permette di customizzare e mettere tutte le nostre bellissime patch sullo zaino, cosa che personalmente adoro, e infatti nella maggior parte delle cose che compro, compresi zaini e maglie, cerco il robo per attaccarci le patch sopra, ma questo probabilmente sono io che sono deficiente. Parlando delle tasche, ce ne sono due principali: questa, che quella grande, che ci permette di accedere alla parte grossa del fucile. Fucile. C'è il portacomputer qui dentro e ovviamente spazio per metterci tutte le vostre belle cosine. Subito dopo troviamo un'altra tasca leggermente più sopra, profonda tanto quanto l'altra, dove potete mettere altre cose, documenti, fogli, quaderni, per tenerli divisi da questa dove metterete il computer. E poi l'ultima, che è questa sul davanti, dove potete mettere invece tutte le altre cose, un po' più piccole ovviamente. Ci sono altre due cerniere. Questa sul davanti permette di espandere del doppio la tasca piccola che vi ho appena fatto vedere, in questo modo diventa quindi del doppio. L'altra invece ci permette di ampliare, in questo caso sempre del doppio, le trovate sempre verso il fondo in questo punto qui dello zaino, ci permette di espandere del doppio la tasca principale. Quindi in conclusione stiamo parlando di oggetti che sono fatti di materiali estremamente resistenti e che hanno un'altissima durabilità nel tempo, sono estremamente comodi da trasportare, sono estremamente utili per trasportare le cose, soprattutto il marsupio, devo dire che l'ho trovato pazzesco, ma come anche gli zaini, e offrono, ripeto, una possibilità di personalizzazione e allo stesso tempo di fuga da quelli che sono i canoni normali e lo stile normale delle cose, che a me gusta molto. È quindi possibile rendere questi accessori parte del nostro stile e renderli personali e quindi irriconoscibili rispetto a quelli di qualcun altro, e questa è una cosa che mi garba molto. Questo zaino, come questo borsello, rispetto a uno zaino o un marsupio della Napapiri, per dirne una, che mi costa 50 euro a due tasche, ce l'hanno tutti e l'unica cosa che potete cambiare è alla fine il colore, attaccarci delle spillette che ci stanno di meraviglia. Qui avete la possibilità di renderlo personale, vostro, è abbastanza normale, quindi non dovete neanche aver paura di sembrare degli invasati se ci girate, e potete renderlo personale, quindi un po' meno anonimo, e dargli uno stile tutto vostro. Se siete interessati a venirli a vedere, provarli, metterci dentro la vostra pistola e al resto, noi vi aspettiamo qui a braccia aperte. Buone vacanze e soprattutto ci rivediamo al 6 mm 2. Non dovevo dirlo? No. Fuck. Con l'idea che debba essere utilizzato in condizioni che lo porterebbero ad avere un grandissimo cazzo nel culo. Come? Quindi non lo so. Ma la smetti? Io ho voglia di perdere il fuoco. Ah, io no, da mo.